Buonasera, buonasera a tutti. A nome dell'Associazione Fidenza e Cultura PS, del Circolo Cinematografico La Notte Americana, vi diamo il benvenuto. Tra pochi istanti, come sapete, partirà la visione del film Volevo Nascondermi, di Giorgio Diritti, pluripremiato, ne dico uno fra tutti, questo riconoscimento di Berlino, al Festival di Berlino, in cui Elio Germano, il protagonista, ha vinto l'Orso d'Argento come miglior attore protagonista. Questo film era già programmato nello scorso febbraio, se qualcuno di voi ricorda, nella nostra sede invernale presso il nuovo centro giovanile. Purtroppo la distribuzione nazionale lo ha bloccato pochi giorni prima dell'inizio dell'avvento del lockdown, quindi i teatri e i cinema, in particolare come il nostro, hanno dovuto ovviamente sospendere tutte le attività. È stato riproposto in questi giorni di Ferragosto e subito noi l'abbiamo abbracciato per proporlo su Fidenza. Questo film è il terzultimo di questa esterna notte particolarissima di quest'anno, 21esima edizione. Particolarissima per i motivi che sapete. Onestamente nessuno di noi all'inizio stagione, a giugno, avrebbe scommesso un solo euro sul numero di presenze che comunque rispetto agli scorsi anni abbiamo confermato, e questo ci rende davvero pieni di soddisfazione. Di questo dobbiamo ringraziare solo il pubblico, cioè voi, grazie. Sul futuro della sala, ovviamente, sul ritorno alla sede invernale, purtroppo è ancora tutto in divenire, perché la sala avrebbe bisogno, per chi la conosce, vedo tante persone nuove stasera, ma per chi la conosce è una sala che ha già una capienza limitata, circa 88 posti. Da tempo noi abbiamo un progetto di ampliamento fino a 100, con anche la possibilità di creare un corridoio centrale per una maggiore distribuzione dei posti all'ingresso, solo che in questi tempi partire da, anche se dovessimo arrivare al regime con 100 posti, dovremmo comunque garantirne al massimo la metà. Di conseguenza la sostenibilità dell'intera stagione è ancora un po' in forse. Comunque su questo vi terremo aggiornati settimanalmente. Stiamo definendo un progetto con l'amministrazione comunale e è proprio in questi giorni che definiremo un po' il tutto. Se normalmente saremmo partiti intorno a San Donnino poco dopo, insomma, quest'anno forse riusciremo a ripartire intorno al mese di novembre, metà novembre, inizio dicembre. Veniamo al film comunque. Questa sera è un poco speciale, al di là della enorme affluenza che in questa stagione non ha avuto dei picchi così alti, perché è speciale perché abbiamo un ospite molto gradito, è un popolare giornalista, molto conosciuto anche a Fidenza, soprattutto per le sue cronache radio e televisive, sul Parmacalcio all'inizio, ma anche nella cronaca e nella cultura. È diventato col tempo responsabile della comunicazione del club e direttore responsabile di stadiocardini.it. Vanta collaborazioni importantissime con Repubblica, Il Messaggero, Mediaset e Il Giornale. È un cronista a 360 gradi, negli anni non si è occupato solo di sport, come dicevo. Ha anche una grande passione per il cinema ed è il motivo per cui questa sera lo abbiamo invitato, perché nel film che stiamo per vedere, Volevo Nascondermi, ha interpretato un cameo e non è tra l'altro nuovo a simili partecipazioni, ha partecipato a diversi film come Baciato dalla Fortuna, La Certosa di Parma, Fai i bei sogni di Bellocchio, oltre al cortometraggio di Lucini, Pura Passione. Signore e signori, è con piacere che diamo il benvenuto a Gabriele Maio. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per questa calorosa accoglienza, grazie a Gilberto per l'invito e naturalmente anche a tutta Fidenza Cultura e a Mai Cinema che hanno così voluto coinvolgere quello che solitamente potrebbe essere definito un panchinaro, anzi uno che finisce in tribuna, scusate se parlo un po' con il gergo calcistico ma mi è abbastanza congeniale. E dicevo, anziché portare l'allenatore, anziché portare il numero 10, anziché portare il bomber e il centravanti, mi hanno fatto questo gradito regalo di scegliere un panchinaro, uno che di solito va in tribuna, e lo hanno portato qui per questa presentazione. Ti sottovaluto.
Ah, mi sottovaluto, però va bene, allora adesso interpreto una parte differente. No? Volete sapere per quale motivo Elio Germano ha vinto? Sì, volentieri, tra l'altro l'avrei chiesto tra poco. Perché c'ero io al suo fianco, ecco, è logico. No? Va bene, comunque a parte le battute, a parte gli scherzi, è chiaro che avere modo di poter lavorare con un personaggio del genere al fianco, anche uno che è solitamente un amatore, un dilettante del set, può tirar fuori il meglio o il peggio di sé a seconda dei punti di vista. Allora già è stata una soddisfazione poter interpretare una prima parte parlata, perché in precedenza così si vedeva un po' la faccia, si vedeva che sussurravo, però la mia nota voce non avevo avuto modo di farla finire sulla pellicola. Come è nato questo modo? Ma onestamente non lo so neanche io, forse perché in sede di casting mi ero un po' inalberato, perché sapete, quando andate a fare un casting vi danno un numerino, ci sono centinaia di persone, eccetera eccetera. Io mi ero messo lì in attesa con il mio computerino che arrivasse il mio punto, hanno detto: beh, adesso andiamo a mangiare, va bene, andate a mangiare, torniamo da mangiare, no, i numeri della mattina non valgono più. No, i numeri del mattino valgono ancora. Allora sono entrato dentro, c'è un'azione un po' spettacolare, allora non so se questa ci trovate gli sfondamenti, esatto, poi dopo non so se è servita per mettermi in mostro o meno. Che parte? Che poi mi è arrivato proprio il canovaccio, diciamo così, con la parte scritta da poter interpretare. Il tuo personaggio, infatti, cosa rappresenta? Allora, il mio personaggio è purtroppo una sorta di detrattore di Ligabue, Pugliato, perché in realtà ne sono un grande ammiratore. Interpreto il padrone di casa del castello di Padernello, che era una sorta di mecenate il quale ospitava all'interno del suo maniero tutte le espressioni artistiche, quindi c'era una cantante lirica, eccetera eccetera, tra cui Ligabue nelle vesti non solo di pittore ma anche di scultore in questo caso. E lui, come vedrete poi più avanti, se ne avrete la compiacenza, ma già che siete qua penso che non chiuderete gli occhi, e lui stava preparando queste sculture di animali. Logicamente sapete che Ligabue ama soprattutto gli animali, con i quali forse aveva un certo tipo di feeling e quasi si assimilava loro. E stava preparando queste sculture e io, guardandole insomma un po' schifato e sottovalutandoli, diciamo così, assieme alla cantante lirica che nel frattempo stavo forse un po' corteggiando, chiaramente nella interpretazione cinematografica, e arrivo lì da Ligabue dopo insomma aver un po' preso in giro e gli dico: ma lei sa far solo delle bestie? Tormentone. Lui si inalbera. Ho usato un termine più espressivo, però effettivamente forse è più calzante, anche perché prende letteralmente queste statue e le butta giù da prima dal tavolo e poi addirittura anche dalla finestra, e finisce nel classico torrente, diciamo così, nella classica acqua che circonda il castello. Ho una mia curiosità personale, sì, che prima ti ho anticipato. Quest'inverno, nella stagione invernale, abbiamo proposto anche il film di Gianni Amelio a Mamette, dove Pierfrancesco Favino interpreta in modo magistrale Bettino Craxi, e devo dire che si nota una somiglianza strepitosa con il personaggio. Tra l'altro, mettere vicino Pierfrancesco Favino e Bettino Craxi, insomma, deve esserci stato un lavoro notevole. Ma anche Elio Germano con Ligabue. Appunto, questo, volevo arrivare a questo. Elio Germano con Ligabue, cioè le sedute di Trucco e Parrucco, quanto duravano durante? Duravano 2 ore abbondanti, mi verrebbe da dire in certe occasioni anche 3, con qualche ritocco poi qua e là che avvenivano in giornata. Io in realtà sono stato un solo singolo giorno, quindi posso riportare quella che è stata, sì, la mia esperienza specifica a riguardo. Però devo dire
che su di lui è stato fatto un grande lavoro con quello che si chiama trucco prostetico, e in pratica lui ha la fisionomia di Ligabue, ce l'aveva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per quanto riguarda l'intero periodo della lavorazione. Lui stesso, che inizialmente poteva essere un po' perplesso su questo tipo di trucco, che è impegnativo come potete immaginare, però ne ha tratto vantaggio in quella che è stata l'interpretazione, perché a quel punto lì lui poteva concentrarsi solo e unicamente sulla recitazione, entrare nel personaggio senza preoccuparsi di somigliargli anche fisicamente, perché lì avevano già fatto un grandissimo lavoro precedente. Infatti io, che appunto ero un esordiente e mi trovavo lì per la prima volta, ho avuto modo di essere anche aiutato dallo stesso Aurelio Germano, che mi ha dato così i classici consigli che si danno ai principianti. Però ovviamente questi consigli me li dava praticamente, è come se me li avesse dati Ligabue direttamente, perché io poi, quando ho rivisto successivamente Elio Germano via il trucco e tornato normale, avevo difficoltà a pensare che era la stessa persona che mi aveva dato appunto questa serie di consigli, dimostrandosi di essere un grande non soltanto sul set, ma anche come persona. Ti avrei chiesto di raccontarci un aneddoto, l'hai appena fatto, quindi perfetto. Io direi di non lasciare altro tempo alla nostra intervista, perché il film è anche piuttosto lunghetto, c'è stato questo pre-partita, chiamiamolo così, dell'assistenza alle sedute, per cui io direi di iniziare. Perfetto. Ringraziamo davvero Gabriele Maio per la sua testimonianza. Grazie a tutti voi, perché è bello vedere tutto questo calore e tante persone che sono venute, non credo solo per me, non credo, ma proprio per questo film che merita. È importante poter tornare nelle sale e tornare anche nelle arene con una proiezione di questo valore. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.